Sono unica nel mio genere. Luigi Marzolli mi trovò in un castello in provincia di Brescia, assieme a un'altra armatura simile a me, andata poi sul mercato antiquario, oggi presso un collezionista privato. Sono un'armatura da campo aperto, un torneo a cavallo molto di moda nel Cinquecento. I contendenti, divisi a squadre, si affrontavano all'interno di una lizza senza esclusione di colpi, davanti, di lato e perfino alla schiena. Per questo motivo le armature adatte ad affrontare questo gioco guerresco dovevano rispondere a caratteristiche ben precise per garantire l'incolumità dei partecipanti. Sono formata da una normale armatura da cavallo, alla quale venivano aggiunti, tramite dei robusti bulloni, delle piastre di rinforzo aggiuntive, dette grampezze. Queste erano posizionate in punti particolari e asimmetrici. Il cavaliere a cavallo, con il braccio destro, avrebbe dovuto tenere le redini, quindi l'arto sarebbe rimasto praticamente immobile per tutto lo scontro, mentre con il destro si doveva brandire l'arma per colpire gli avversari. Pertanto, spalla e braccio sinistro venivano ulteriormente protetti con grampezze che rinforzavano, immobilizzandolo, il gomito, il petto e la spalla sinistra, mentre il braccio destro rimaneva mobile, più leggero, con la protezione della spalla rialzata per permettere il sollevamento del braccio. Le gambe sono simili a quelle delle altre armature, tranne per il fatto che non ho scarpe, ma staffe a forma di scarpa di ferro. Molto spesso non veniva indossata almeno la manopola destra, che infatti non possiedo. Per migliorare la presa sulla lancia, la mano rimaneva nuda, protetta dalla schifalancia, un piccolo scudo tondo all'interno del quale passava la lancia stessa, mentre per la mano sinistra era protetta da una manopola a mittene molto più robusta di quelle da guerra. Il pericolo maggiore veniva proprio dalle lance cortesi, lance concave all'interno che si frantumavano all'impatto, senza perforare il bersaglio. Tuttavia, spezzandosi, lanciavano moltissime schegge che si potevano infilare nelle visiere, causando menomazioni deturpanti, come accadde a Federico Montefeltro, o addirittura la morte, come successe al re di Francia Enrico II. Quindi veniva aggiunta un gran guardaviso che copriva parzialmente la visiera dell'elmo. Il cavaliere stava praticamente in piedi sulle staffe, seduto sull'arcione posteriore. Al momento della carica abbassava la testa per prendere la mira con la lancia, appoggiata alla resta. In caso di impatto, il cavaliere sarebbe stato sbalzato all'indietro, cadendo sulla sella, e le schegge si sarebbero infrante sulla piastra del guardaviso, anziché entrare nelle fessure dell'elmo. Di armature come me, ancora integre, se ne sono conservate poche. Oltre me e quella che era con me, se ne contano solo altre quattro in tutto il mondo. I tornei in campo chiuso erano particolarmente seguiti dal pubblico. Si affrontavano i nobili cavalieri più famosi d'Europa e tutti, ovunque, volevano conoscere come si era svolta la gara e chi e come aveva vinto. Per questo venivano tempestivamente stampati libretti da spedire in tutte le corti d'Europa, come un moderno gazzettino dello sport. A Brescia sono rimasti i celebri tre tornei: quello del 10 settembre 1497 in Piazza Vecchia, oggi Piazza Loggia, perché affrescato da Ferramola, e tenuto in onore di Caterina Cornaro, regina di Cipro e d'Armenia, sorella dell'allora podestà di Brescia, Giorgio Cornaro. Quello del 20 maggio 1548, di cui rimane un libretto che descrive minuziosamente tutta la giornata, e il torneo del 22 giugno 1554, in onore del Dogine Venier. Dopo aver protetto i campioni della lizza in scontri rimasti epici, sono stata dismessa con la mia sorella per rimanere un curioso scimelio, fino a quando Luigi Marzolli non mi ha tolto di dosso la polvere dei secoli, per poter tornare a essere ammirata da tutti nelle sale del Museo delle Armi, in una piccola sezione dedicata ai tornei a cavallo, considerata ancora oggi uno degli esemplari più notevoli al mondo.